Le vispe Terese. Che cosa sono le vispe Terese? Crestomazia apocrifa monotematica, oppure esercizio di stile. Che l'avvocato Luciano Ciccioni di Forigno, notissimo avvocato, studioso appunto della letteratura italiana, si è divertito, ha chiesto il permesso al signor Luigi Seiler, autore della famosa Vispa Teresa, di adoperarla, chiedendo anche il permesso a illustri poeti dell'Ottocento e principio del Novecento di, non dico di divertirsi, ma di farla scrivere come l'avrebbero scritto ognuno di questi. Ed è stato un esperimento piuttosto riuscito, perché allora, Seiler si è concesso per l'originale e tutti questi illustri poeti che, come avete visto sul programma, hanno scritto appunto la Vispa Teresa, ognuno a modo suo. E così questo concentrato, avvocato Ciccioni, Luciano Ciccioni, quindi è venuto fuori veramente una cosa, diciamo, piuttosto gradevole. Cominciamo subito appunto con diciamo, l'originale di Luigi Seiler, la Vispa Teresa, che tutti conoscono. La Vispa Teresa, a via tra l'erbetta, a volo sorpresa gentil farfalletta, e tutta giuliva stringendola viva gridava distesa: l'ho presa, l'ho presa! A lei supplicando l'afflitta gridò: vilendo volando, che male ti fo? Tu sì mi fai male stringendomi l'ale, deh lasciami anch'io, son figlia di Dio. Confusa, pentita, Teresa russì, dischiuse le dita e quella fuggì. Di sarde città d'Oriente, Teresa, la ragazza da bei riccioli. Guarda, Saffo, dicea, no, no, mia dolce mela, non ai funesti flutti da Cheronte. Liquido fuoco nelle vene, e s'apre la bianca palma, libera va, iridato tesoro. E passiamo a Virgilio. Verace estate esulta, balzano lepri ed agnelli, arde sui campi il dì, liquido il miele si fa. Ti tiro l'acra rivolta col vomere curvo la zonna, presso la figlia che fa salti con agile piè. Ecco, dal bosco di mirti la bella farfalla compare, lieve librandosi va, ali di porpora e d'oro. Come la scorge Teresa, l'insegue ridente e veloce, subito un moto dal cor nasce l'amore per sé. Breve è la caccia sul prato d'erbe aromatiche in fiore, e la fanciulla si sta lieta del colto tesoro. Manda la piccola schiava un breve accurato lamento, libera lasciami andare, rendimi, rendimi al vento e dal sole. Sappi, fanciulla crudele, sappilo che d'una greste lume che abita qui, figlia innocente io son. A quel severo richiamo, Teresa dismette il sorriso, stretta da incerti pensieri, muta e confusa resta. Fattasi piglia d'improvviso, al flebile pianto s'arrende, e la farfalla sen va lieta per il limpido cielo. Thank you.
Jaco cuore da todi. O giubilo del cuore, oh che grande beltade, trarla in mea potestate sarà grande dolzore. Damme le tue tenture de polito splendore. Lo pater meo non cale, femmina trista e dura, la mano tua che fura lassime franche l'ale. De Deo, so anch'io figlia, a par donne creatura. Ecco, te lasso gire, pentuta al ciel terendo, bestia, più non t'offendo, finito è lo martire. Te abbrazzo, mia sorella, te absolvo, fammi udire. Dante Alighieri. Donna impietosa e di novella etate, monna Teresa, venatrice acerba, s'aggira con ferina securtate. E la farfalla tremola in fra l'erba di scuopre, e con la mano adunca e resta la coglie e ostenta e fassi più superba. Come l'onza leggera, agile e presta, al timido capriuolo agguato esse per entro il penetrar della foresta. E sotto il velo, delle fronde spesse, con l'artigliata preda posa altera e ammuta l'aere come se temesse. Così si stava quella donna fera, quando dall'animal si volse a lei un mesto accento grave di preghiera. Domina, geme, misera de me, io non so chi tu sia, né per che modo al mio volar tanto inimica sei. Teresa impetra e mormora, a che modo? Smagata e confusa al modo arcano, delle dita discioglie l'aspro nodo e la scampata se ne va lontano. Cecco Angiolieri. Dante Alighieri, se lodi la bellezza di Beatrice, non sai, Teresa mia, quanto leggiadra e quanto onesta sia, quanto dolciore in ogni sua fattezza. L'ho incontrata all'azienda in mezza via e mi mostrava piena d'allegrezza una farfalla colta con destrezza nel broletto di retro all'osteria. Donna, le dico, fammene bel dono. E quella di rimando fedigetto con la lingua in fra i denti. Un aspro suono. Oh, la mano aperse e liberò l'insetto ridendo e disse: al cielo la ridono, non per pietà di lei, ma per dispetto. Thank you.
silenziosa Teresina il prato, ma misurando con suoi cauti passi tese le dita gli occhi in terra bassi, alla farfalla tenne il nero acquato. La coglie alfine fra le mani, e stassi sicuro alquanto in quel felice stato, felice no, che il cuore già turbato, e l'erbe, l'acqua, le radici e i sassi. Beh, perché innanzitempo mi consume, geme la prigioniera, a che mi neghi dell'almo sole il dilettoso lume? Lascia che l'ale ancora al ciel dispieghi, giacché siamo figli dello stesso nume. E quella accolse i disperati prieghi. Torquato Tasso. Ondeggiavano sparsi i biondi crini di Teresina sul fiorito campo, mentre correa tra i fiori rossi e turchini, le uscì di gioia dagli occhi un lampo. Tese le braccia, rapidi piedini e le mani aperte per negar lo scampo alla vaga farfalla disiata che se fuggia sorpresa e disperata. La colse e dalla palma d'urna chiusa il debole fruscio s'udia dell'ane, fremile nota, tremula, confusa, voce indistinta e pur dolente quale un'accorata e supplicante accusa a chi serrò quel carcere mortale. La fragile, innocente prigioniera movea un accento come di preghiera e parea dir: perché si aspra guerra la mia vita che è già tanto breve? Son creatura di Dio sopra la terra e vivo un tempo sì veloce e lieve. Pietà di me, disserra questa cupa prigion crudele e greve. La fanciulla contrita aprì la mano e quella lieta s'involò lontano. L'audace impresa di Teresa io canto, e sull'aulente variopinto fiore di farfalla conquisa me lo vanto. E dirò poi come il volubil core mutò d'accento e dispetrò d'incanto tal che si fece generosa e pia colei che pur dianzi si credea così crudele e ria. Stava dunque Teresa in mezzo al prato ridente d'erbe e di bei fiori adorno, e dal tremulo e vago insetto alato era per decretar l'estremo giorno, quando un gemito lieve disperato salia da quello e si spaldea l'intorno. La fanciulla restò tanto pentita che alla farfalla ridonò la vita. La rediviva prese allora le forme d'un augelletto vivido e canoro, indi d'un drago che spiegò un'enorme ala screziata di vermiglio ed oro. E a quel segnale s'appressarono torno di volatili urlanti in sì gran coro che alla possente nota il sogno sparve. Teresa si destò svanir le larve.
la stagione dell'amore allietava il vago insetto, che così di fiore in fiore si liberava in libertà. L'irrequieta Teresina lo sorprese sull'erbetta e con abile manina di repente lo fermì. Va volando in mezzo ai fiori, si temeva la bestiola, sol per suggerne i licori, senza chiedere di più. Sappi, anch'io sono una figlia di quel Dio che il cosmo fece, e se il mondo è una famiglia, io sorella son di te. E quel prego non fu vano che turbò la fanciulletta, disserrò la rosa a mano e l'afflitta liberò. Ugo Foscolo. Sul marmo lacrimato d'osso e di odio siede Teresa in cheto cimitero romito. Nelle vita la rimote d'una farfalla, grave di mistero e solitario le da canto il nero ondeggiante cipresso. Le sue note tristi gemono il vento, un rio pensiero e fatale trascorre sulle gote. Già dall'insetto sale una suffusa voce che geme dolcemente. Io sono quel che posò la quiete di Valchiusa, voi che ascoltate in rime sparse il suono. Schiude la man la piccola confusa lievemente e le mormora: perdono. Sul variopinto prato, ad inseguire il fragile insetto disiato che si fuggia col tremulo volo pel vasto cielo. Come la colse l'abile mano protese al cielo, ristette quasi incredula placato il petto anelo. L'ho presa! Al fin con querula vocina ella gridò: ma perché mi neghi il vivere se mai ti fece il male? Lasciami trista, schiudimi questa prigion mortale. Del Dio, tutor degli umili, son figlia al par di te.
si fe la bimba attonita a quel pregarsi umile. Nel penetrar dell'anima sentì un dolor sottile e per rifarla libera le dita dispiegò. Giacomo Leopardi, che la caratterizza un po' a modo mio. La Teresina viene dalla campagna, dall'odoroso maggio di Schiarata. In flerumi di coglie la farfalla mossa a corta guerra e l'aride rinzerra tremule fra le dita agili e molli. I begolone mostra le vicine e seco mezza lieta di farne a me l'orpello al biondo crine. La misera profonda la preghiera dolente e disperata che della donzelletta al cuore scende e quella prigioniera libera al ciel si rende. Rabonda caduca che fuggiteva al vento e che non sai quel che l'avaro fato a te riserva. Tu, felice sull'erba, la tua vita sì breve avrai conchiuso, anzi, il cader del giorno, e posserai nel seno della terra madrigna, infelice sorella, ignara, almeno.
ed è pronta, va di colla in colla, lieta ansimando nell'atroce caccia. E nelle quieta pargole i capelli brillano al sole, con tenui giri la farfalla bianca vaga nell'aere, e tesse dolci voli come di selve, d'animali e d'acqua, giovane dea. Cala l'avida mano sull'inerme e subito si leva un accorato canto dolente della prosternata salmodiante. Ah, che si morce di tenerle il cuore a quel lamento, e schiudesi la palma che fu tremente, la farfalla lieve fugge lontano. Giovanni Pascoli. E allora, che sente tranquilli ricordi affondarsi nel cuore, mi culla quel dolce rumore, quel tenero che credi grilli. Ascolto il brusio delle reste del grano, una bimba sull'aia e il volo della cavolaia che ondeggia nell'aria celeste. Ma chi strilla? E la vispa Teresa, vocina di un mondo lontano, ne vedo la piccola mano, la piccola mano protesa. Inutile fremito d'ale, si deboli e disperate, quelle dita serrate nel trepido gioco del male. Sì, ecco la muta preghiera. Allora disserra la mano, bambina, la piccola bianca cosina si perde nell'umida sera. Guido Cozzano, questa ve la voglio proporre come l'avrebbe recitata una vecchia attrice famosissima, ormai che non è più da noi da tanto tempo, che mi rimase impresso il suo modo di recitare. La sapevo rifare molto bene. Si chiamava Emma Grammatica. E questa poesia non la può che recitare solo che soltanto lei, perciò adesso si impadronisce e ve la leggo, perché ci tengo moltissimo a ricordare. Chi la conosce, chi non la conosce, imparerà a conoscerla adesso. Guido Cozzano. Signorina Teresa, come ormai hai lasciato la pagina squarcita e stringi forte fra le bianche dita quella farfalla presa nei solai, la sogni già trafitta dallo spillo nella piccola scatola di vetro e non hai visto sull'addome il tetro segno di morte, funebre sigillo. La geronzia funesta, prigioniera, libera, un canto acuto e furibondo, lasciami andare. Nel profondo del tuo cuore cala l'ombra della sera, un'ombra quieta, languida, quel suono o dolcemente in polvere gli osetti, le tende, i soprammobili, i merletti delle poltrone del salotto buono, è libera, non fugge, te vicina. Ti ronza intorno, ti richiama lei. Signorina Teresa, come sei pallida nella bianca crinolina.
vispa Teresa, retino, presa, presa, elasticamente elettrica. Nero lamento, grigio rimorso, rosso confuso. Via, via, via! Trilusta. Ecco. Come Teresa mi dirà
farfalla diventò allegra e disse: Mampenone, questa mi serve della collezione. Poh! E non c'è mi sei niente vacchia palla. La prigioniera, che spaccata sorte che l'aspettava, diede un forte strillo. Mi vuoi sbussare la panza con lo spillo? Con che diritto mi vuoi dalla morte? Se l'uomini e le bestie stanno al mondo per grazia di Dio Padre, le farfalle, nessuno può azzardarsi di toccarle. Dunque, Teresa mia, metti da fondo. Teresa si turbò, restò stupida e liberò di botto la farfalla. Non gli rimase che una cipria gialla che gli si era posata sulle dita. Spesso, per liberarsi dalla morsa, serve di più la fede che la forza. Cede cauta sull'erba, con passo raro e attento, e la farfalla randagia inconsapevole pulsa sul bianco spino. Teresa la vuole per sé, non c'è scampo a quell'amore insano, come un'ostinazione ridente e silenziosa. Già l'ali si sfaldano al sudor delle dita, e solo un segreto rimorso che sente il limite e il male dischiude a corolla. Ecco, l'insetto si invola come un ricordo nel tempo e lungamente le dice addio. Giuseppe Ungaretti. Arde l'estate. Alla farfalla ondosa magicamente apparsa, Teresa, musica bimba ebbra di meraviglia, protende facile agguato, e tra le incerte dita infligge indifferente l'ultimo strazio. S'addensa la preghiera che sale dall'urna, imploro in vento i cristalli di mattine nuove, dove tenere tremano erbe. Non muore mai la pietà. Thank you.
sussava. Teresa ha attraversato tutto il campo chiuso da un moricciolo. Vicino all'orbificio abbandonato rosso col comaiolo. La vede qui la povera farfalla e la prende con un gesto indifferente, quasi per celia. D'improvviso le piccole dita apre sorpresa trasalendo e la leggera s'allontana del sole. E l'ombra lieve scivola sull'erba polverosa e incolore, poi risale per il bianco del muro. Ancora un po' la segue la ragazzetta dagli occhi severi. In quel battito d'ali come disteso pianto di bambino disperato e pungente. Sentiva querelarsi ogni altro male, ogni destino. Salvatore Quasimodo. Ai gannete dell'analo nel sole. Corre Teresa dalle trecce inquiete dove t'accende il miele. E ferma. E preme lo scillante volo dell'innocente figlia dell'estate tenendo la palma subito indurita. Amara Thanatos. Ecco, nel chiedo mormore del mare un rivedeo lontano, nel grido assido dei gabbiana, una voce si scioglie calda di lacrime d'un misterioso Dio. Misericordia! Cantilenando, un rimorso precipita nel petto odoroso d'arancia. La mano all'improvviso come dolente si rifà distesa e la farfalla guizza piccolo pesce per ampie ellissi celesti oltre il recinto d'un orto. Sicura in quell'antico gioco non mai dimenticato. Vano fremito d'ali versi colori ormai ingrommate nelle chiuse dita che d'improvviso un capriccio dispiega, forse un rimorso. E come spiccato da un vento si invola l'incredulo insetto, quasi un crollar di spalle nell'istante che lo scampa. E finisce il suo viaggio. Charles Baudelaire. Sulla poltrona a fiori sbiaditi sotto il gelato lume della lampada sta Teresa, la vecchia cortigiana. Ha nella mano gravida d'anelli la falena di carta spiegazzata. Senza ragione quel venduto corpo ha un sussulto. Tra le divaricate falangi la reclusa trova un varco. Così il poeta, abbandonato ai baci d'un amore distratto e indifferente, fugge a quelle lussurie d'ospedale, agita disperate ali malferme
e volteggiando ridicolo zoppo corre nei sotterranei dell'ignoto. Federico García Lorca, ve lo propongo così. Io nella mia carriera ho fatto anche il doppiatore. Ho doppiato molti film in tutte le lingue, italiano, francese, tedesco, spagnolo, russo addirittura. Allora voglio proporvi un doppio audio. Facciamo finta che io sento l'attore spagnolo nelle orecchie, io traduco in italiano. Si fa come un doppiaggio, facciamo un po' di qua, un po' di là. Un esperimento simpatico, perché mi ricordate anche appunto di quando doppiavo. Allora, stavamo davanti al regio, avevamo il nostro testo, c'era lo schermo, l'attore che parlava, e la signorina dietro la regia diceva, pronto, sì sì. Allora mi raccomando, qui è García Lorca, ma io non ti preoccupare, che io seguo Francisco Ravallo, si chiamava l'attore che doppiavo, Francisco Ravallo, ha fatto molti film in Italia, io l'ho conosciuto nei tempi quando girava Marisa la Civetta, tanti altri film, e mi diceva che aveva una buona disposizione per la lingua, molto bene. E adesso lo invito lui e facciamo il doppiaggio del Francisco Ravallo. Sei pronto? Sì, sì. 53 prima... A Santiago hai una cicca con un durissimo corazon da ghiaccio chiamata Teresa. Teresa è una liquida che cammina flameante, piena di vigore gagliardamente adornata con un cinturone di concia stemmata. A Santiago c'è una ragazza dal duro cuore di gesso che si chiama Teresa. Trecce di liquida luna cammina fiammante gagliarda, stretta in una cintura di conchiglie. E la mano esconde un insetto largamente e freneticamente perseguito, inesorabilmente per l'astronomia della morte. Nella mano nasconde un insetto a lungo inseguito, raso frenetico ormai nell'astronomia della morte. E in suo interior si scuccia una voce sonido in sì lacrima smuta. Déjame ir, niña, déjame ir. Dentro si sente gargere una voce senza gola e senza lacrime. Lasciami andare, ragazza, lasciami andare, ragazza. Vuela! Come una manicola alzata al vento, pluma di paloma temorosa come una migna. Vola come un ventaglio buttato via, piuma di colomba tremante come una bimba, morsicata per il piede, morsicata dalla paura. Vai bene, allora, si aleja a través de los alamos batidos uno a uno, sin volver a mirar, nunca sia atrás. S'allontana nel fumo dei piotti, battuti ad uno, senza voltarsi mai. Comandata, buona la rima.
Edgar Lee Masters. In chiusura questa bella poesia me la voglio far ascoltare da un'altra voce che io imitavo con molta, diciamo, disinvoltura. La più grande attrice del teatro italiano e forse il mostro sacro del teatro, la signora Rina Morelli, con la quale io ho lavorato. Lei si divertiva molto a sentirmi quando la imitavo. E mi ricordo che la prima volta che ho fatto la sua imitazione a Carte, pensate un po', nel 1957 a Venezia, dopo una prima importante dell'impresario delle Smirne, dove c'era lei, Stop e tanti altri. E in casa di una nobile veneziana, Luchino a un certo punto mi pregò di fare l'imitazione della Morelli Letran che si chiama Desiderio davanti a lei stessa. Si commosse, era dolcissima. Siamo stati amici, una persona meravigliosa, meravigliosa. Purtroppo un giorno in un film l'ho doppiata, non molto, perché non si trovava. Poi alla fine ci fu, insomma, qualcuno che diceva non è possibile, ma come si fa? Perché? Lei si ridoppiò. Il film era così, un film mezzo italiano di quell'epoca, c'era Walter Chiari, De Sica e tanti altri, si chiamava Gli Zitelloni. Io vado a Cinecittà e il regista mi dice, aspettavamo lei. Dico, perché fare? C'era De Sica, ma lui è a costoro, arriva, la mia pazienza, io devo dormire. Io ho dovuto doppiare una scenetta con De Sica, una della favola, l'ho sempre doppiata, mi sono molto divertito. Quando lei ridoppiò il film e si andò a sentire, mi viene a trovare al Teatro Parioli e mi disse, sono andata a vedere il film, eri meglio te. Ora, questa bellissima poesia, la leggo pensando a lei con tanta nostalgia, con tanto veramente rispetto. Mi chiamava Teresa Lideli. Era la figlia del droghiere. Mio padre aveva l'emporio all'angolo di Icris Road. Non ti allontanare, mi aveva detto quel pomeriggio. E io, seduto sotto il portico, respiravo la bellezza del fiume e seguivo molti pensieri. Notai un tratto due ali colorate che si aprivano e si chiudevano sul cardo nel prato al di là della strada. Corsi a prendere quel piccolo tesoro che volevo mostrare l'indomani alla mia vecchia scuola, alla mia amica. Ma l'insetto velenoso mi puzza. Nell'attimo che pentita lo liberavo. La notte ebbi la febbre, ma non volli dire, che bello rimprovero, che cosa mi era successo. E così, arrollato il farmacista, non riuscii a trovare l'antidoto e l'anima col mio segreto fuggì. Thank you.
che mi sento di farlo, il perché ve lo dico adesso, voglio restare un po' con voi, se ci tenete. Innanzitutto dobbiamo dire che questa sera doveva essere presente l'autore, è l'avvocato Ciccioni, ma se anche è rimasto a Foligno perché insomma c'è un acciacchetto, però ha mandato qui sua sorella che è presente in sala e che mi auguro riferisca al fratello come sono andate le cose, perché noi siamo spolmonati a Duca Pime, diciamo veramente, dica l'avvocato che ci stava andando bene, se parla un po' di pregnate, è vero? È andata bene e segnava va. Il perché di questo, diciamo, ci tengo. Io sono nato da queste parti e alle mie spalle, ad Emanuele Gianturco, ho fatto le elementari. Io sono nato un pochetto più giù, verso, diciamo, piazza Palazzo Braschi, piazza della Casanova, c'è una bella, diciamo, sfilata di bei palazzoni. Io sono nato là dentro, addirittura in una scuola che si chiamava una volta Vincenzo Gioberti, però devo dirvi la storia perché di cui io sono nato da te, diciamo di chi era questa scuola. In primis appartenuta al cardinale Fieschi, poi non c'era soldi, l'ha venduta al principe Boncompagni Sora, pure questo della Pastana Male, e appartenuta ai Ducati dei Carelli. Poi che è successo? Un papa che aveva un figlio regalò questo palazzo a suo figlio, niente poco di più, e ci fece addirittura con questo figlio una caserma pontificia. E in questo palazzo c'erano delle segrete favolose, straordinarie. L'amministrazione provinciale poi lo comprò e con l'andata del tempo ci fece una scuola che si chiamava Mamiani. Poi, finito il Mamiani, l'amministrazione provinciale ha cambiato l'etichetta e si è chiamata Vincenzo Gioberti. Mio papà, che faceva il bidello, mio papà era d'origine di Mentara, a Leonardo da Vinci, che era tanto bravo, le furono consegnate le chiavi di questo palazzo, perché era molto bravo, con un appartamento al primo piano bellissimo, 5 stanze, camera da pranzo stupenda con caminetti antichi, gli consegnò le chiavi, appunto arrivò là con un figlio, noi eravamo 4 figli e io il 17 giugno del 1926, 86 anni fa, nascevo là, pensate a poco. Perché questo palazzo si chiamava Istituto Gioberti, poi siccome era talmente tutto mio, perché una volta finite le scuole, il palazzo che restava a me, c'era nessuno, le classi, le palestre, i cortili, i terrazzi, mi facevo 3 piani a piedi per arrivare ai 3 terrazzi, quando arrivavo qui erano solo soltanto miei, a destra San Pietro, davanti a Giannicolo, il Fontanone, Palazzo Farnese, Sant'Andrea della Valle, dietro che al 60 ci mancava Tosca, perché infatti io mi appassionavo una cosa incredibile. Ho fatto anche il chierichetto per di più alla chiesa di Santa Maria in Valicella. Comunque mia mamma disse così, quando mi vede quello che facevo, dice questo qua, ma che cosa di strano c'è. Si accorse subito che io avevo, cioè, i miei doti straordinari, diceva mia madre, perché imitavo tutti. Ma non i rumori, le persone, le camminate, i gesti, cose incredibili. Poi memorizzavo con una rapidità incredibile, a scuola ero bravissimo, soprattutto in italiano, somaro e matematica. Ero bravo molto nelle lingue, in italiano, nell'educazione fisica, in storia, ma un macello comunque. Però la passione dell'arte era tanta, 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 che a un certo punto convinsi il parroco di Santa Maria a Valicella, c'erano sempre dei concerti, avevo 14-12 anni. Però il mio maestro, che sotto dice il mio maestro Marco Scolastra, sono 12 anni che sta con me, 12 anni. E io l'ho corrotto perché lui era dedicato al sacro, capito? Io sono il profano, e però abbiamo fatto dei viaggetti insieme, ha conosciuto tanta, tanta, tanta bella musica, tra cui questa, che io proposi al parroco, dico, senta, mi fa fare un concerto a cammino, un concerto, sì. Perché io vidi a San Umberto, la mia prima operetta che si chiamava Il Cavallino Bianco. E mi piacque veramente tanto un motivo, come lo imparai piano piano così, ma il motivo, le parole non le sapevo. Un amico della mia famiglia mi fa, ma questa che canti tu, una rietta molto carina, sai, da Cavallino Bianco, sì. Benissimo. Io me ne imparai, il parroco si convinse, anche se diceva così che era, adesso si sarebbe detto Osè,
Se questa fosse adesso non so, andrebbe esposta in qualche dice che non so, boh, è acqua santa. Guardate la favola di Montai nel 13 anni, a Santa Maria Maricella con Sigismondo del Cavallo Bianco. Vediamo se me la ricordo tutta, perché non la voglio leggere. Vediamo un po'. Magico, scorga dai profondi abissi.
Dalle fiamme, scegli la verità. Chi è la più bella del reale? Al di là dei sette mondi, un'altra bella c'è più di te. Ah, sì? Dimmi il suo nome. Boccuccia di rosa, levano i capelli, bianca come la neve. Bianca neve, uccidila e portala qui, dentro questo scrigno. Ho fatto l'Accademia, sono entrato in Accademia dal 1945 fino al 1948, un corso straordinario di compagni favolosi, tra cui ricordo Rossella Falca, Raul Castilli, Gianni Bonacura, Mino Manfredi, Guazzelli, un anno avanti, perché c'erano degli attori che è stato un triennio stupendo. Noi eravamo al primo anno, ma al secondo anno c'era Manfredi, Panelli, Guazzelli, Sbrangia, Tedeschi, Ferzetti, tutti, ci trovavamo tutti insieme. Ma e poi c'era Rossella Falco, c'era Biscia Valori, con la quale invece è stata un'amicizia grandissima, fortissima, e lei credeva molto in tutto quello che sapevo fare. E vi spiego anche perché, perché poi è stata lei a farmi entrare in arte, perché mi presentò alla RAI. Comunque devo raccontarvi questo, secondo me mi davo tutto, un giorno mi sono trovato in bocca che mi davo la circolare destra e quella rossa. Mamma dice, come fanno? Ma, dico, glieli feci così. Io prendevo la circolare nera a Ponte Mazzini, da questa parte qua, poi faceva rrr, era motrice, in mezzo c'era una scatoletta con soffietto e poi c'era la coda. A Piazza Mazzini, a Ponte Mazzini, la vedevo arrivare da là. Premetto, io la prendevo davanti a Ponte Mazzini, Bice saliva a Piazza Cavour e Flora Carabella, che poi diventò Mastroianni, a Piazza della Libertà. Questo dramma aveva un suono un po' particolare. Quando lo vedevo arrivare da lontano faceva e salivo. Piazza Cavour, dice. Piazza di Libertà, Flora, andava in Accademia. Nella salita al Muro d'Orto faticava perché c'era la tenda, faceva no. Poi trovava la discesa. Invece mi presentò alla RAI nel 1949, lei già aveva sfondato perché era veramente brava, simpatica, incredibilmente, e mi presentò alla compagnia del teatro comico musicale di Radio Roma. Feci il provino, in sala ci stavano tutta la compagnia, quello mi ha scocciato, tutti questi attori a sentire, arriva un altro, chissà che ha fatto, io zitto, me la... Però in regia c'era il regista Nino Meloni e poi stavano Carinè e Giovannini, allora, che già giovanissimi, facevano la radio. Facevano una trasmissione, si chiamava La Bisarca. Insomma, quando andavo a farla, la feci l'audizione. Mi servivano, maestro Filippini, sì. Maestro Filippini, perché mi guarda così? Ma perché mi tu sempre quello suonava, mi guarda molto. Andiamo avanti. Mi fa una rotazione, canto bene, molto intonato. Allora a un certo punto mi dice, dice adesso mi tradisce, dice fa, adesso Elio vi farà sentire tutte le imitazioni delle lingue nei concerti della Martini Rossi negli annunci. Me lo ricarico, ma chi sarebbe questo? Sarebbe che Elio fa questo, imita tutti gli annunciatori dei concerti di Martini Rossi imitando le lingue come la RAI fa tutte le sere, perché è una trasmissione che va in tutta Europa, che ne so, fagliela sentire. Va, mi mise il microfono, va. Io mi misi davanti e feci RAI, stazioni della Rete Azzurra, concerto vocale strumentale organizzato dalla Casa Martini Rossi di Torino, produttrice del famoso Vermo della Riserva Montenera, soprano Renata De Baldi, tenore Giuseppe Di Stefano, direttore concertatore dell'orchestra Arturo Basile. Ricordate,
Martina Rossi in ogni casa, non dimenticare. Possa mi si possa mi dà più allora ci parte si appusso avanti come si detto no allora per dire le due permanenti te vanti sopra no ma tu vai dire allora se ci sei per dire se vorrei fare ciò che sa ma mo tu come si deve dire la terra allora se per dire e ne mua e batti mi ero si detto è un This is the Italian radio service. It depends the program here and I'm very much. When another famous soprano remembered the ball, the and the tenor, Giuseppe and Stefano, and conducted by Arturo Basile, don't forget. That is Italian Spanish. It's Italian! I remember the worst of my little Spanish, but not the same as the Ci muss gesehen die an Klavier und ich glaube ihr Namen hat du aber die nicht gewollt sein. Und Giuseppe die Stefan und Leitung ganz vergessen Ding gemacht, sie nicht vergessen. Ma die Rose drin gessen. Viste la radio e televisione italiana che te le vede delle cante e te le sono come se le quella durata di madre soprana tenore con la che si acciuccia con c'è per me ora puoi spazzare ne venisse se non vuoi niente conosco ma ci sono da lì e di insieme con gli occhi ho rinato la bandosca ma non mi so guardare che se non è niente non c'è niente Arturo quasi le umane vestite ma che è questa cosa che parte da ruota e via e poi sono entrato, ho fatto di tutto, è stata una carriera un po' duretta perché i primi tempi è stata un po' dura soprattutto nel doppiaggio, comunque poi sono rifatto, sono entrato nel mondo musicale, quello che sognavo sempre di fare, ho fatto delle cose divertenti, ho lavorato con tanta gente, la cosa più bella è non dimenticare le persone care, perché come si fa a dimenticare i personaggi con i quali abbiamo vissuto, che abbiamo vissuto, vuol dire non, diciamo così, non pensare più a chi hai incontrato, chi veramente è stato il primo comico che sono andato a sentire, Silvio D'Amico ci diceva sempre, dovete andare a sentire tutti, imparare da tutti, anche dalla spettacolo, cercate di capire, di prendere, tutto va ascoltato. Tutto va ascoltato e io andavo a vedere tutti gli spettacoli possibili e immaginabili perché francamente c'erano dei comici validi, importanti che poi hanno fatto carriera. Io mi ricordo al Teatro Principe che non c'è più a Roma, di Totò che faceva, non lavorava ancora con Guglielmo Inglese che era quello che parla tutte così, ne pare che facciano un po' così, no? E dopo il coppia comico c'aveva Tina Piga e Virgilio Oriento, già mi colpirono un bambino e chi mi copri il mondo fu Fabrizi, perché non lo so, aveva una comunicativa tale. Mi ricordo che andavo a vedere un'arena che non c'è più in Piazza Indipendenza, si chiamava Arena Cosmo, poi l'Arena Setra, poi lo si seguiva dappertutto. Ed era di una comunicativa incredibile. Io con questa faccenda da imitare, imitavo sempre un po' tutti. Tempo fa mi mette davanti al specchio e mi esce la voce di Fabrizi. Dico, ma questo che può, questo è morto, che vuole dire. Ecco qua, come me la propongo stasera, una piccola canzoncina, perché sono tre giorni che io parlo, da domani mi vengo doppiato per me. Faccio sentire un po' Fabrizi dalla Rugantino, è bello per una donna dentro casa. Bella è la donna che sparecchi, ma lascia bocca dentro a
falsa scelta che ho scelto, scaccia di pensiero, perché essi qui mi sono, e cosa mi messi a quel giorno, la volta del trovare un'altra cosa. Sempre non posso andare per le lunghe perché sento che già la gola è già partita, mi concederò ancora per qualche minuto, ma anche lei si concede? Adesso vi farà la spalla il maestro, perché vi propongo un'imitazione molto riuscita di una suora vecchia, anziana, che fece molti anni fa a Sestina, in Che brutta epoca. Perché questa suora? Perché in un viaggio che fece con delle suore, sentendole parlare, ho tratto il parlottare di costoro, ho capito qualcosa, l'ho riferita di Noverde, ma scritto un pezzo che fece veramente un buon esito. Facevo un viaggio in treno, davanti a me c'erano due suore, una pesava 200 kg in apparenza, un'altra molto carina, però stavo qui, loro stavano là e parlavano sempre così. Non riusciva a capire di dove fossero. A un certo punto la cicciona mi fa: scusi, posso ardire? In che senso, che dico io? Ci manca molto per arrivare a Roma, ci manca molto, ci manca poco molto. Un momento per fare il certo che ci vuole, abbiamo ragione bene adesso. Grazie, forse la distruggono. Alla fine, c'è più così. Scusi madre, ma parlate così piano. Noi parteniamo ad un ordine di clausura molto severa, è vero? Il nostro parlare deve essere assolutamente così d'obbligo, cioè non dare fastidio al prossimo, neanche la tua sorella, perché questa qui, questa sorella che è una probanda, suona, ma no, una notizia, sì. Dobbiamo sempre parlare così, non solo, ma anche quando diciamo il rosario, non sbattere troppo, il rosario per dar fastidio all'altra. Di Noverde mi scrivo un pezzo, arrivo a Sestina, una gonna moderna così, vecchia, un po' così facevo. Non stupisca in questo ambiente così mondano e frivolo la presenza di una suora, è vero? La fede si aggiorna, cammina con il tempo. Ruitora, remoti sono i tempi di quando ci portavano a letto un cappuccino. Io sono trasferito da questo momento qua perché la nostra reverendissima madre superiore, è vero, ci ha trasferito qui in questo convento, diciamo così, molto particolare per la redenzione delle ragazze traviate. Sì maestro, quelli che fanno meretricio del proprio corpo le frequenta. La nostra reverendissima madre superiore si chiamava Suor Maria, una donna molto, diciamo, moderna, tutto le piaceva molto bere, mangiava abbastanza. Ogni volta che incontravamo nei corridoi del nostro convento la salutavamo: Ave Maria piena di grappa. Lei vede? No. Bravo così. Questo convento si chiama, dove siamo trasferiti, Santa Persevera delle Tre Corone, Redentrice del Battone. Ora, è della favola. La superiore mi fa: adesso tocca a lei. A far che? Deve andare in città, contattare questa ragazza, prenderla e portarla sulla retta. Oddio, veramente mi sento come la tappa. Ora, nella favola, mi mette sul mezzo, mi spedisce, non mi ricordo dove, un famoso centro di smarchettamento. Non c'è così. Sì, da dire. Ora, nella favola, ci vedo una ragazza
bellissima, bionda, appoggiata nel muro, Madonna austera, sembrava uscita da un cameo, ma bella, dico, ma ragazza mia, ma perché tu stai qui, perché fai veredice dal tuo corpo, ma perché non ti sposi, perché non prendi un mio marito tutto per te? Dice, magari lo potessi fare, perché non lo fai? Perché sono uomo, vada a fare. Soldati convento che sta la madre, mamma io voglio, mamma, per una mamma, sì, mamma, sì, io voglio tornare assolutamente nel convento da dove sono venuta, non è possibile che io stia qui, mi sento male, però prima di tornare in convento vorrei andare al mare, risentire lo sangue delle onde, il profumo del mare, del conchiglie, il sole, giocare sulla spiaggia. Allora la superiore si organizza un pulmino con 10 suore, andiamo tutte quante simpatiche, allegre, garrule, sì. E allora andiamo, arriviamo a questa spiaggia, noi ci siamo messi i nostri costumoni lunghi, è vero no? E abbiamo cominciato a giocare sulla sabbia, a fare delle catacombe di tavoli, dei cimiteri, delle catacombe, sì, delle fosse. Ah, benissimo. Ci divertiamo, alla fine ritorniamo sul pullman tutte 10, arriviamo al convento e eravamo 9. 9, sa signorina, 9. E come mai succede? Come succede? E l'altra chi è? Dice sono crocifissa. A mezzanotte sentiamo suonare la campana del convento, andiamo ad aprire e vediamo sor crocifissa, tutta lacera, sfranta. Ma cosa è successo? Reverenda madre. Sono stata violentata per 3 giorni di seguito. Ma se siamo usciti questa mattina, ma devo tornare domani. In Italia non si fa, chi l'aveva predetta, ma più libretto c'è, passi. Che un grande compositore, Robert Stolz, molto molto vecchio, ha scritto ed ha fatto una composizione strana, perché è un valzer ciarda, vero maestro? Bellissimo, e lui questo pezzo lo suona, ma li ha fatti conoscere tanti. Sono 12 anni che lavoriamo insieme, vero maestro? Mi ricordo, la Bagna, lui suonava Pierino il lupo, mi guardava così. Poi alla fine ha detto sì e siamo andati avanti. Ascoltate quanto è bello questo pezzo, Walzer Chart da Verzi von Oberstolz. Thank you.
molto singolare, che mi è molto commovente, che mi è successo qui quando ero ragazzo al Pantheon. L'ho raccontata già diverse volte, ma siccome è stato un fatto incredibile, c'era già l'oscuramento per noi. Alle 7 bisogna stare in casa. Io avevo una sorella meravigliosa che purtroppo morì a 23 anni, faceva la cassiera al cinema Capranica. Allora io andavo sempre a prendere per portarla a casa e passavo davanti al Pantheon. Davanti al Pantheon ti vedo, io sono appassionato di motociclette, di macchine da corso, ti vedo una bellissima motocicletta sidecar tedesca con due soldati tedeschi seduti così davanti al Pantheon. Nel passare guardo, vedo questa moto, penso, mamma, questi ragazzi erano giovanissimi, mi sono rimasti impressi perché qualche giorno dopo erano, non si poteva stare magri, mamma mia. Alla fine guardo come mi fa, cosa guardi? La moto, è una Zonda? Sì, bella. Parlava abbastanza bene, mi piace molto, sì, molto, molto, molto bella. Ma allora fa, dove stai andando? Vado a prendere mia sorella, vado a prendere, sì, capivo italiano, bene. Mia sorella che fa la cassiera e poi la devo portare a casa, sappi che alle 7 devi stare in casa. Sì, so. Come fa? Come ti chiami? Elio. Elio, sì. Uno stava dietro il sedere così, tutto sporco, mamma mia. Allora mi fa, Elio, sì. Cosa vuol dire Elio? Sole, in greco. Sonne, in tedesco. Ach so, jawohl, faccio. Ma spiega il deutsche Scandale, faccio, studio tedesco da 4 anni. Ma va, sì, vuoi sentire? La pazzia, era di giorno. Mi metto seduto sul sidecar, un pochino e faccio. Io voglio fare l'attore quando sono grande, Schauspieler. Ah, so bene, sì. So cantare anche in tedesco. Ma no, questo è quello che tu ne senti che sta così. E mi metto sul e faccio. Divento Marlene, sono fare Marlene, Marlene dice, ah, so, e mi metto a fare. E arriva la fine. Va bene, parli tedesco. Elio, mamma mia, sole, bene. Adesso vai a prendere, vai subito da Daniel Silvestre, tua sorella. Passo, prendo, ripasso davanti a loro. Qui ci stavano seduti, mi fanno così. Elio, sole, fa. Mentre mi giro, così per andare in casa, per andare verso piazza da tanto stacco all'angolo, mi sento chiamare Elio! Dico, mo qua che succede? Abbiamo pensato. E quello dall'altro lato fa, sporco mi fa Elio! Oh, solo mio! Stai in fondo dell'animaccia tua. Abbiamo commosso moltissimo. Mamma mia, povera disgrazia. Ma come pare vedete tedesco oggi? Esatto. Mi si sai, ma come ci sospetto. Ma sono salvato. No, io il 26 ancora mi salvavo, il 25 periodo tremendo. Adesso chiudo con questa, così andiamo da Dottorino una ringoiata. Fisso però, no. Chiudo con una rietta molto difficile di Jacques Offenbach, che è il mio autore preferito, perché essendo gallina famosa, mi faccio un pezzetto con occhiali. Sì, va bene. Non ti trovo sulla galletta di Offenbach, couplet de la poule, couplet de la gallina. La Genovese prova un'operetta famosa che in Italia non si fa per forza, Offenbach non è molto seguito. Soltanto che il compositore l'ha scritta a 174 di metronomo. Le galline faccio nel coro, adesso faccio io tutte le galline. Thank you.
Veramente gli organizzatori tutti per l'affetto e il calore con cui ci hanno ospitato. Tutti.